Cari amici di Border Knights, sappiamo che questa giornata è piena di ipocrisie, piena di situazioni che non ci piacciono, dalle quali spesso vogliamo fuggire, però è anche l'occasione, quando un po' il mondo si ferma, anche per fare delle riflessioni. Oggi, in pochissimi minuti, voglio raccontarvi due piccole storie. Una è relativa a un incontro particolare che ho fatto sabato scorso. Mi trovavo in zona Milano, come mi capita da un po' di tempo di trovarmi, e ai margini di un mercato, i classici mercati dove si trova la frutta, si trova tutto di più, c'era seduta a terra una signora avanti con gli anni che mi ha colpito. Innanzitutto le ho dato, insomma, il mio piccolo aiuto economico, e poi mi sono messo a parlare con lei. Ho chiesto: signora, come sta? E la prima cosa che mi ha detto, neanche farlo apposta, con tutte le persone in difficoltà che uno poteva incontrare, mi ha detto che è stata male, che sta male dopo che ha assunto un determinato prodotto, e ci siamo capiti. Cioè, la prima cosa che mi dice, non conoscendomi ovviamente, è che lei ha avuto dei problemi dopo aver assunto il noto prodotto, e quindi il suo invito era: attenzione a questo prodotto, senza sapere ovviamente la mia posizione. E poi si è messa a parlare del fatto che vive in un dormitorio, che quella, ha detto, non è vita, non è un luogo per vivere, un luogo per morire, e come lei tante persone, ed era di nazionalità ucraina. Lei ha fatto l'infermiera, ha fatto la badante, e poi è tornata in Ucraina, è scoppiata la guerra, è tornata in Italia e, nonostante i problemi di salute, si ritrova a vivere per strada. Mi ha molto arricchito questo incontro, questi pochi minuti, in cui poi lei ha mandato un messaggio a me, come se fossi un rappresentante non so di che cosa, e mi ha detto: difendete il vostro paese, difendete l'Italia, perché voi vivete veramente in un paese straordinario sotto tutti i punti di vista. E lei lo vedeva minacciato dal fatto che, insomma, fanno entrare tutti, che c'è questa invasione, come la chiamava lei, e soprattutto metteva in guardia, forse magari in modo eccessivo, da determinate altre culture religiose che non hanno il rispetto nostro. Qui sappiamo che anche qui c'è molta manipolazione su questo tema, però è un messaggio che ho voluto raccogliere. Umanamente mi ha molto colpito, ovviamente mi ha molto colpito la prima cosa che mi ha detto. E poi voglio dirvi che simbolicamente tutto è nato qui. Forse senza questi luoghi non sarebbe neanche nato Border Knights, perché voi vedete adesso così il bosco, vedete questo splendido paesaggio che ci arriva dal Casentino. Forse avete sentito parlare di questa vallata. Siamo nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dove io ho passato l'infanzia, e qua mi divertivo a fare la televisione, come sa Paolo Franceschetti. E questo io lo chiamavo lo studio 1 di una televisione immaginaria a cui avevo dato nome Telecapanno. Ecco, forse senza questi giochi così particolari da bambino, quando io giocavo con i registratori, giocavo a far finta, insomma, di fare delle assurde trasmissioni, forse senza questo non sarebbe nato, anzi sicuramente non sarebbe nato Border Knights. E oggi sono tornato qua, come spesso mi capita in questo giorno. Ho pranzato qua e quindi volevo salutarvi con questa bellissima energia che si respira nel bosco. Voglio salutare tutti voi con grandissimo affetto, e salutare anche i nostri amici, senza i quali non saremmo niente, dall'amico vero Paolo Franceschetti, a Massimo Mazzucco, a Tom Bosco, ad Aurum, adesso rischio di dimenticarne qualcuno, a Barbara Marchand, a Germana Corsi, a Davide Rossi quando ci viene a trovare, a Fausto Carotenuto, poi rischio veramente di dimenticare qualcuno, maestro di dietrologia, Gioele Magaldi, e non so se dimentico qualcuno, mi stanno suggerendo Fusillo, giustamente, l'avvocato, se avete sentito forse il futuro, Alessandro Fusillo, che ritroveremo a Porto X, chi verrà nei giorni di Capodanno a Lucignano in provincia di Arezzo per il Porto X
festival, chiamiamolo così. Ci sarà anche Stefano Rego, Alberto Quaglia, Susy Bladi e tanti altri. E ho dimenticato qualcuno, non lo so, e rischio di fare una gaffe perché sono talmente tanti che me ne dimentico anch'io. Ah, saluto Luna Pascale che ci sta portando nel mondo della magia del gatto. E poi insomma tutti quelli che non ho nominato, magari ce n'è qualcuno. Ah, certo, Marco Massignan, dopo il pranzo ho la memoria che vacilla. Marco Massignan e penso che ora Roberto Comiti, anche lui quando viene a trovarci. Insomma sono tantissimi, qualcuno l'avevo dimenticato, me ne scuso, e sono tutte componenti fondamentali per l'evoluzione, per la comprensione della realtà e anche per farci a volte allargare la mente anche quando crediamo che non sia giusto ascoltare certe voci. Forse invece è il caso che le ascoltiamo tutte, e non c'è una contraddizione, non c'è una contraddizione, o qualcuno ha detto che c'è una dissociazione perché facciamo parlare uno e anche chi dice il contrario. Io invece penso che sia un arricchimento, sia un'apertura mentale, sia sempre anche un grande segno di intelligenza. Non mi piace fare gli auguri, le cose, perché per noi insomma alla fine è un giorno come gli altri, e però è il momento in cui il mondo si ferma e noi siamo qui a fermarci e a salutarvi. Un grande abbraccio e ci vediamo presto.